I numeri parlano chiaro, la parità di genere in Italia è un obiettivo ancora lontano da raggiungere. L'Istat ci ricorda che dei 100.000 posti di lavoro persi a dicembre scorso, 99.000 erano femminili. Nelle classifiche sui temi dell'equità di genere, il nostro paese è al 76esimo posto su 153. Per questo COP ha dato vita alla campagna Close the Gap, riduciamo le differenze e ha aderito alla petizione Stop Tampon Tax, il ciclo non è un lusso, promossa dall'associazione Onde Rosa sulla piattaforma change.org. Obiettivo 1 milione di firme per tagliare l'IVA sugli assorbenti dal 22 al 4%. L'ingiustizia dell'IVA sugli assorbenti trattati come un bene di lusso è un piccolo ma grande segno di discriminazione, e prima ancora di discriminazione io lo trovo una scelta sbagliata, è un errore di valutazione di chi ha compiuto questa scelta, e quindi è giusto correggerla. Anche Unicop Firenze aderisce alla campagna e insieme a metà della giunta regionale toscana, 4 assessori donne, ha lanciato un appello per firmare la petizione. Una doppia azione, da una parte consumeristica contro una cosa ingiusta, l'IVA sugli assorbenti, e l'altra invece mettere al centro i diritti della donna sul lavoro in termini di percorso di carriera e in termini di parità salariale. E poi un gesto concreto, a cavallo della festa della donna, dal 6 al 13 marzo in tutti i COPFI gli assorbenti vengono venduti come se avessero già l'IVA al 4% e quelli vivi verde si vestono dei colori dell'iniziativa. Ringrazio davvero COP per aver lanciato e raccolto questa battaglia. Ovviamente siamo tutte qua in rappresentanza della Giunta regionale a sostenere questa campagna e lo facciamo davvero convintamente, perché crediamo che questo sia un modo per combattere quelle disuguaglianze di genere che ancora persistono all'interno della società. Mai come in questo momento, come nel momento difficile di pandemia che stiamo attraversando, possiamo vedere quanto ancora una volta le difficoltà siano maggiori proprio per le donne. Un elemento che fa capire come si guarda alla donna e al potenziale delle donne in questo paese. Ci sono paesi nel mondo come l'Irlanda, come il Canada, nei quali non c'è l'IVA sugli assorbenti igienici, e ci sono paesi invece come il nostro, dove l'IVA è al 22%, come un bene di lusso e non come un prodotto che una donna in almeno 40 anni della propria vita tutti i mesi deve utilizzare. Formazione e progetti interni al mondo COP con i fornitori e i soci per sensibilizzare sulla parità di genere. Close the Gap è anche questo. Di solito quando ci si avvicina all'8 marzo siamo tutti prodighi di parole, ma credo che oggi sia il tempo dei fatti, il tempo delle cose, il tempo delle azioni vere a sostegno delle donne che in questo periodo, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid, di lockdown anche limitato, hanno sofferto e forse hanno sofferto più di altre categorie. E io credo che anche questo sia un elemento che ci fa capire come le donne devono avere un ruolo centrale nelle comunità, nei luoghi di dirigenza, perché non aver ancora compreso in questo paese che gli assorbenti sono un bene e non una cosa che si compra per gusto, diciamo così, significa non aver capito che ruolo svolgiamo nella società.